Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Cosa mangio in un giorno. Oggi voglio approfittare anche per parlarvi a grandi linee del nuovo piano alimentare che sto seguendo. Diciamo che vengo da un periodo di 2 settimane abbondanti, quasi 3 settimane, di un piano, una dieta un po' più restrittiva. Adesso ho di nuovo cambiato e inizierò a seguire invece un programma che include più macronutrienti, più cose. In ogni caso ci tengo a precisare che quello di cui vi parlerò oggi è un piano studiato su me stessa, che in realtà poi mi ha anche revisionato Erika aveva anche un canale, non so se ancora fa video, devo andare a vedere. Comunque ha un canale qui su YouTube, è una nutrizionista e peraltro è vegan, quindi se vi interessa un parere di una nutrizionista vegan potete anche contattarla, potete insomma andare a vedere i suoi canali, i suoi social. E me l'aveva guardato e aveva detto che come piano non era male, quindi diciamo che non è proprio campato per aria. In ogni caso ci tengo a sottolineare come tutte le cose in cui si parla di alimentazione, in cui si parla di dieta, che è una cosa su me stessa. Se volete cambiare alimentazione prendete pure spunto, prendete ispirazione da video da video come questo qui o tanti altri, però non affidatevi al 100% a quello che leggete, a quello che guardate, che fanno gli altri, perché magari semplicemente, anche se le cose non sono errate, possono non andar bene per il vostro organismo, per i vostri bisogni. Quindi detto questo, allora io ovviamente me le devo scrivere le cose perché sennò me le dimentico. Allora vi dico a grandi linee come sarà strutturato il piano e magari ve lo lascio scritto anche in descrizione, perché adesso vi farò semplicemente un elenco, quindi se lo volete ritrovare scritto ce l'avete in descrizione. Allora i pasti sono sempre 5, quindi colazione, le 2 merende, il pranzo e la cena. Allora, a colazione andrò a mangiare orientativamente tutti i macronutrienti, quindi ci saranno le proteine, ci saranno i carboidrati, ci saranno i grassi e ci sarà la frutta. A pranzo ho deciso invece di eliminare momentaneamente, ecco, un'altra cosa che voglio specificare è che questo piano sarà semplicemente momentaneo, poi sicuramente cambierà nel tempo e anche lui si adatterà alle mie nuove esigenze. Questo è importantissimo da dire, non mangerò così per tutta la vita. In ogni caso, a pranzo ho deciso di eliminare i carboidrati perché ho trovato che molto stranamente mi sono trovata bene a non mangiarli, resto anche più attiva perché comunque i carboidrati dopo pranzo mi davano tanta sonnolenza e quindi poi anche soprattutto quando devi lavorare è odiosissimo che ti si chiudono gli occhi e vorresti solo dormire e invece insomma sono le 2 del pomeriggio e devi stare bello attivo, bello carico. Ho trovato che eliminando i carboidrati riesco a essere più attiva e è una cosa che molto molto stranamente non mi sta pesando. Poi appunto anche per la cena ci sarà una fonte di carboidrati, ma mangerò dei carboidrati non da cereali, quindi carboidrati che magari possono essere legumi, possono essere cose come la quinoa, le patate dolci, le patate americane e cose di questo genere, quindi non proprio il cereale, non il pane, non il riso, cose di questo genere, ma pur sempre una fonte di carboidrati. E oltre ai carboidrati a cena mangerò le proteine, mangerò una fonte di grassi e ovviamente le verdure, che forse non ho menzionato ma ci saranno sempre sia a pranzo che a cena e quando capita anche negli spuntini. A proposito di spuntini, saranno un po' variabili, andrò a mangiare della frutta oppure una fonte proteica e una fonte di grassi a seconda di come mi sento nella giornata e magari di quanto mi alleno, quando mi alleno, insomma gli spuntini li tengo abbastanza liberi. Detto questo, iniziamo la mattinata con la colazione, anche perché inizia a essere un po' di fretta perché stamattina voglio andare a camminare
come vi dicevo nel video della cellulite, sto cercando di andarci tutti i giorni e anche oggi non voglio saltare, anche se vedete filtrare dalle finestre un bel sole, fuori fa un freddo cane, però ero in forza, dico dai oggi non ci vado, sto bella al caldo, e invece no, ci voglio andare, quindi inizio a darmi una mossa, inizio a preparare la colazione. Per colazione ho preparato una bowl con ricotta e questa meravigliosa granola di cui vi parlerò più avanti. Per prima cosa ho sbucciato una pera, sto utilizzando le pere William che sono morbidissime, sono quindi perfette per questi lavori. Vado a togliere tutta quanta la buccia, tutto il torso, i semi, e poi la vado a tagliare a pezzettini. Schiaccio con una forchetta e cerco di ridurla in una crema abbastanza omogenea. Adesso vado a mettere dentro la ricotta e mescolo bene. A me piace tantissimo il sapore della ricotta, quindi devo dire che questa cremina mi piace particolarmente, però se a voi non piace la ricotta potete utilizzare dello yogurt. E dopo vado a mettere un pochino di questa granola. All'interno ci sono i semini del grano saraceno e sono croccantissimi e mi sono piaciuti davvero davvero tanto. Poi completo la colazione con un infuso, uno ai frutti di bosco, molto semplice, e questa è la mia colazione. Ragazzi, la granola è buonissima, proprio, proprio buona, mi piace tantissimo. Colazione fatta, adesso mi vesto, mi porto dietro una pera e mi sa che me la sbuccio direttamente, me la metto in un contenitore così dopo me la mangio facilmente e andiamo a camminare. Qualche giorno fa mi è arrivato un pacchetto da Future Food Shop che vi lascio linkato sotto nella descrizione. È uno shop che vende prodotti molto molto particolari, sia cose come barrette, granole, infatti vi farò vedere le cosine che ho scelto io e sono veramente carinissime, e poi anche prodotti particolarmente particolari, pasta a base di alghe ma anche i famosissimi insetti, quindi se li volete provare insomma fateci un salto. Adesso magari chiedo al ragazzo con cui ho parlato se magari mi può generare dei codici sconto, dato che lo shop è molto carino, a me è piaciuto molto, magari vi possono essere utili se volete provare qualche prodotto. Vi faccio vedere quello che ho scelto di prendere io. Ho comprato 5 prodotti, 2 granole bellissime, aspettate, questa e questa sono ricchissime di ingredienti all'interno. Ad esempio questa è con la vaniglia, bacche, frutta secca e robe più o meno particolari. Poi magari vi metto, perché sono davvero molto carine entrambe, gli ingredienti, perché di solito le granole hanno sempre gli stessi ingredienti all'interno, che ne so, frutta secca, cereali, invece queste hanno proprio degli ingredienti non strani, però particolari. Poi ho preso delle tagliatelline a base di alghe e sono curiosissima di provarle. Sapete che ho una passione per le paste strane, ne ho provate tantissime e niente, sono molto curiosa di provarle. E poi ho preso 2 prodotti che mi incuriosivano
davvero tantissimo. Sono due preparati in polvere, diciamo che sono tutti superfood polverizzati, e uno si chiama Energy Bomb e dentro ha tipo acai, guaranà, maca, lucuma e polvere di banana, e questo che è al cioccolato. Io appena è arrivato il pacco ovviamente l'ho aperto e aspettate, ho paura che mi scoppi in mano. Ed è praticamente una polverina e ha un profumo buonissimo. Mi ricorda molto il profumo del cacao crudo, che per me è stata davvero una scoperta bellissima. Prima utilizzavo, anche adesso in realtà utilizzo per lo più il cacao, quello che si compra al supermercato, che ha un profumo buono di cacao, però il cacao crudo, se vi capita, compratelo, perché è tutta un'altra cosa, ha un profumo veramente buonissimo, e questo me lo ricorda molto. E dentro c'è il cacao, credo la carruba, il cocco, i semi di chia, anche qui la lucuma, e basta. Dentro non ha dolcificanti, quindi mi sa che andrò io a mettere un po' di xilitolo. Per pranzo vado a fare una frittatona con gli spinaci e i funghi. Io ho utilizzato le uova intere, ma se volete renderla magari più leggera potete anche utilizzare soltanto gli albumi. Quindi per prima cosa vado a mettere i funghi in una padella, io utilizzo quelli congelati, se avete quelli freschi potete utilizzare tranquillamente quelli freschi. Vado a mettere un pochino di aglio in polvere, un pochino di cipolla in polvere, un cucchiaio di olio e insaporisco con un cucchiaino di salsa di soia, anche se sto cercando di non utilizzarla, però con i funghi ci sta benissimo. In ogni caso metto quella con poco sale. Quindi copro con il coperchio e posso mettere sul fuoco. I funghi congelati buttano fuori tanta acqua, quindi li farò cuocere abbondantemente. Dopodiché vado a mettere gli spinaci che ho sbollentato e tritato bene. Faccio saltare ancora qualche minuto, dopodiché vado ad aggiungere direttamente in padella le uova. Mescolo bene, faccio proprio tutto quanto così nella padella, e è molto molto comodo e molto veloce. A questo punto quindi non mi rimane che rimettere sul fuoco pochi minuti e la frittata sarà pronta. Ed eccola qua, è bellissima, molto molto gustosa e super semplice da preparare ed è anche molto veloce. Io oggi completo il pranzo con un frutto, anche se di solito non lo mangio, però oggi mi andava e mi mangio un'arancia, quindi la vado a sbucciare e tagliare semplicemente a cubetti. E questo era il mio pranzo, semplice, veloce e molto buono. Per merenda mi andrò a mangiare degli anacardi al naturale, questi non sono tostati né salati, e ho preparato un mega infuso di tè verde che mi berrò poi durante tutto il pomeriggio. Voglio provare la polverina al cioccolato, ne vado a mettere un cucchiaino in un bicchiere e poi la mescolo con un po' di latte di nocciola. Latte di nocciola, tra parentesi, che è stata una delusione perché l'ho comprato a pacchetto chiuso e poi invece ho scoperto che aveva lo zucchero all'interno, però ormai ce l'ho e me lo bevo. Vado a mettere un pochino di orzo, che mi piace tantissimo nelle bevande sia fredde che calde, perché fa una sorta di cremina che sembra poi quasi un cappuccino e mi piace davvero tanto. Ed ecco qua. Il sapore era buonissimo, i pezzettini che vedete in alto, in superficie, non sono grumetti di cacao ma sono proprio pezzetti di cioccolato, quindi secondo me rende anche meglio se il latte è caldo, perché poi il cioccolato si scioglie. Infine per cena ho preparato un'insalatona fredda con quinoa e tantissime verdure, avevo proprio voglia di qualcosa di fresco.
Per prima cosa ho preparato il cavolo, ma mi sono dimenticata di accendere la registrazione, quindi saltiamo e andiamo direttamente alle verdure in padella. Ho messo dei fagioli cotti e scolati e delle verdure miste, broccoli, cavolfiore, carote. Ho saltato tutto quanto con un cucchiaio d'olio e cotto qualche minuto. Adesso lasciamo raffreddare benissimo tutto quanto. E una volta che le verdure saranno fredde le andrò ad aggiungere al cavolo. Per preparare il cavolo l'ho semplicemente tagliato sottile, sto parlando ovviamente di cavolo cappuccio, e l'ho insaporito con un cucchiaio di olio e un pochino di aceto balsamico. Vado ad aggiungere la quinoa è quella che io ho sempre in questi giorni in frigorifero, già cotta e scolata, è comodissima perché si mantiene tanti giorni. E vado quindi poi a mescolare tutto quanto. A questo punto non mi rimane quindi che mettere tutto quanto in un piatto, piatto che mi chiedete sempre dove ho comprato, ma io purtroppo non me lo ricordo. E completo con qualche pomodorino fresco, che ci sta molto molto bene. Ed ecco qua, la mia cena è pronta. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, come sempre, mettete un bel mi piace e noi ci vediamo con i prossimi video e le prossime ricette. Ciao!